Ciao ragazzi, stamattina mi è arrivato fresco, fresco il materiale da Dario. Una meraviglia, ho ordinato di tutto, giusto per provare, perché ho gran voglia di provare. Ovviamente da Dario ci sono le pelli Evans, che io utilizzo sempre, le bacchette nuove Pro Mark, che devo provare, mi sono fatto mandare un po' di modelli così li provo anche, le cordiere pure Casio, che adesso andiamo a vedere. È una custodia. Però, Marco, andiamo a vedere adesso che c'è. Oh, prendiamo il cutter, classico cutter. Apriamo e guardiamo insieme cosa c'è. Ragazzi, sono come un bambino. Io quando parliamo di batteria, divento un bambino, non c'è cosa più. Mamma, che figata! Qui è tipo Babbo Natale. Grandiosa la storia. Vediamo, apriamo tutto. Oh, cominciamo. Vabbè. Qui abbiamo. Vabbè, tutta questa roba qua la togliamo perché in ballo, qui in ballo. Oh, cominciamo con. Ok. Innanzi, ah, dimenticavo, ovviamente, mi sono preso i ring. I ring per tutte le pelli, no? Ok, che vanno bene, tutti questi ring qua, vedi? Che va benissimo, 10, perfetto. Facciamo che hanno tutti i numeri, invece è solo la 10. Poi, oh, cominciamo a vedere, le G2, il pacco, perché ovviamente conviene il pacco, danno il pacco per i tom, no? Io siccome uso 10, 12, 14 e 16, prendo il pacco da 3, no? Che c'è dentro, per esempio quello Fusion. Per esempio, in questo caso abbiamo le G2 Evans, perché ho provato tanti modelli da provare, no? Le Evans G2 sono 3, praticamente 10, adesso le stacchiamo da qua, vediamo com'è. Ok, 10, 12 e 14, che sono i tom. Le 16 poi vedete che le avremo a parte. Le 16 qua, poi le becchiamo di là, ok. E uno ci siamo, queste ci sono bellissime. Poi le proviamo. Poi abbiamo Tom Pack EC2. Ah, queste qua sono un mito, perché le EC2 sono queste. Stessa cosa, stesso pacco, si sono stupende queste qua, perché quando suono pop rock è veramente eccezionale. Le conosco bene queste qua. Ok, poi abbiamo, vediamo cosa abbiamo. Oh, queste qua le devo proprio provare perché le ho sentite da mio amico Ignazio Di Fresco e mi sono piaciute e me le sono prese le Onyx. Queste sulle basse sono eccezionali. Ok, Onyx 12, 10 e 14. Le 16 saranno tutte di là. Le Onyx è già un bel andare, eh? Bellissimo, non vedo di provarlo. Bon. Poi vediamo un po' che cos'altro. Fusion Pack G2 le abbiamo viste, c'è un doppione. Ah, queste qua ero curioso e ho dovuto prendere. Guardavo e innanzitutto se mi piacevano i suoni del batterista degli Snarky Puppy, no? Larry, non mi ricordo il nome, comunque. Larry Lewis. Ecco, boh, l'ho detto io con l'inglese, sono un disastro. Però l'area me lo sono ricordato. Mi piacevano quei suoni lì, adesso le ho voluto provare. Sono queste nuove pelli UV2. Sono proprio nuove, nuove, le stanno pubblicizzando. Vedete come sono fatte? C'hanno, c'è qui trasparente, c'hanno questa cosa sopra. Probabilmente dal suono anche queste dovrebbero mantenere bene le basse, no? Poi ovviamente come sapete tutte le pelli sono legate poi dalla batteria, in base alla batteria, infatti il mio consiglio, io faccio sempre, provo tutte le pelli su una batteria e poi su un'altra, in effetti di solito scopro che quelle che vanno bene a un legno, per esempio a Bobinga, vanno meglio le trasparenti, no? Mentre il Betulla, no? Ok, qua nella trasparente, nella balli.
Vanno perfettamente bene quelle che avete visto prima, le EC2, veramente eccezionali. Allora, di qua, vediamo, che cosa, che sono per rullante, poi saranno anche giù, Fusion, queste qua, allora, queste qua ve le faccio vedere, perché queste sono una cosa storica, questa qua, la volevo, perché da ragazzo è l'idraulica, queste sono le uniche idrauliche, non sono... perché molti fanno confusione, no? L'idraulica è una cosa, il doppio strato, no? Tipo le pinstripe o delle cose, tipo le G2 e C2, hanno due strati e c'è dell'aria. Qui proprio invece l'idraulica c'è dentro dell'olio. Tutti dicono, non l'ho mai rotta, però c'è dell'olio, perciò l'idraulica è proprio legata al fatto che ci sia dell'olio. Questo non potevo, anni 70... oltre che essere belle come Luca, erano pelli bellissime, no? sullo strumento, l'innovazione. Bon, poi diciamo che per il rullante ne ho prese tre, c'è praticamente le Resonant, no, queste battere, però le Snarside, si chiamano Snarside 300, ci sono le 300, ci sono le 200, no, io di solito uso le 300, queste, o le 200, le 5 no perché 100 sono troppo pesanti, queste qua. E sono le classiche che si vedono sotto, le solite, da mettere, molto importante mettere le pelli sotto, ragazzi, vedi? Queste più fini. Il 200 è proprio lo spessore, 200-300, perciò se si vuole che canti, che abbia un buon suono rullante, la pelle deve essere... molto molto più fine, insomma, no? Se la volete più grossa, allora che suoni di meno, allora ci vuole più grossa. E qui va bene, abbiamo poi, diciamo, 10, 12, 14, l'idraulica l'abbiamo vista, questa cos'è? La G1, ecco, questa qua, classica, le G1, che come ne avevo un po', ho preso la 16, la G1, sono uno strato. Questo va bene per fare, poi comunque sono tutte nella pubblicità o comunque nel sito da dare, lei spiega un po' tutte le caratteristiche, ormai c'è, è tutto molto chiaro, no? Questo va bene, se si vuole lo si usa molto anche per il rullante, il G1 va benissimo, per il rullante o per una batteria, diciamo, soldata un po' più jazz, no? O se volete suono aperto, comunque un po' vintage, ecco, diciamo quello. Vediamo cosa ci abbiamo qua, che non si legge da sopra, niente, sempre le Snare 300, ok, e va bene, questo pacco ci siamo. Oh! Un pacco strano qua, vediamo che cos'è. Vediamo che è. Oh, ci sono le bacchette. Allora, vediamo, questo è un pacco molto interessante. Cominciamo a vedere la cordiera pure Cassion. Questi sono 20 fili. Anche 24, comunque 20 fili, eccezionale, ha un suono veramente, e la devo poi, la provo, poi vi dico più esattamente come vanno. E qua poi vi dico tutti i colori. Queste qua, siccome a me piace tenere il grip, no? Ok? Queste sono le Active Grip, le famose Active Grip, cioè praticamente hanno la presa e ovviamente poi libero il legno sopra per poter suonare sul piatto. Sono veramente interessanti. E poi ci sono anche le Active Grip scure, però ho preso, mi sono, che mi proverò perché sono un po' più lunghe, mi piacciono, ok, questo modello dovrebbe essere l'Anton Fig, sì, eccolo qua, queste veramente sono una bella, bel martello, vedete, belle lunghe e pesanti. Poi, vabbè, adesso dovrei farvi vedere tutto, ce n'è un'infinità, poi le andiamo a provare, dobbiamo vedere un po' tutto, no? E automaticamente, come vedete, non so, ecco, poi un'altra cosa importante delle bacchette Promar è sto fatto di avere il peso avanti o indietro. Io tendenzialmente preferisco il peso in avanti alla bacchetta, però uno può scegliere lo stesso modello o col peso avanti, questa è la novità da un po' di tempo della Promar, no? Queste hanno per esempio il peso avanti, le altre hanno il peso un po' più indietro, oppure ci sono invece le classiche che sono, diciamo, un via centrale, no?
ho voluto per curiosità provare anche quelle un po' più economiche, la specie col coso, io non uso questo qua, ma giusto per provarle, per vedere come potevano essere, no? Licori, queste qua sono quelle, insomma, io non le adopo. Però giustamente se volete risparmiare, andare, c'è anche punta di legno normale, perciò va benissimo. Perciò possiamo poi vedere anche che cos'è. Oh, questo qua è un'altra cosa interessante. Ho ordinato queste, che sono Shira Kaji, è un modello, sono in oak, sono molto più pesanti. Cioè, chi vuole una bacchetta pesante, questa è l'ideale, proprio micidiale. C'è proprio un peso notevole, no? Se no, se va sulla standard, sta sui pesi più normali. E via dicendo, qua potremmo stare veramente tanto tempo, perché io mi sono divertito tra questi pesi, diciamo queste bacchette, avere anche praticamente le diversità di legno, di misure, di lunghezze. Solitamente uso 5A e 5B, no, 5B di solito, però 5A le adopo volentieri con vari modelli, no? Ma soprattutto quello che importa delle bacchette è il peso. Il peso della bacchetta cambia completamente il suono, che poi potremo vederlo più avanti quando tratteremo questo argomento. Ok, vediamo che c'è, e qua c'è già Miriam del nostro, qua, altri modelli, cose. Vediamo cosa c'è nell'altro pacco. Vediamo questo, lo mettiamo qua e vediamo che c'è qua. Opla. E anche qua mi sono, allora, io adoro la cassa della batteria, perciò le pelli per cassa sono veramente importantissime. Allora, qua fuori che abbiamo questo, che lo buttiamo lì, ho il portabacchette stupendo, guardate che bello che è, proprio da signorina, perfetto, nel senso che è elegante, meno spartano, per andare a fare le suonate, quelle lampo, no, nei club e cose del genere, sempre ripeto quando comincia a ritornare tutto normale. Ok, molto bella secondo me, un bel look, una figata, mi è piaciuta, me la sono presa. Ok, allora, fuori questo, cominciamo a vedere. Allora, qui abbiamo EQ3 Onyx. Queste qua sono resonant. Uno trascura il fatto delle pelli resonanti, cioè le pelli che vanno davanti. E invece è importantissimo. È importantissimo. Provate vari modelli sul vostro set. Cioè, la prima volta è veramente dispendioso, perché provarne diverse, però vi assicuro che proprio la batteria cambia. Cambia completamente. Per me la pelle fa 50-60% del suono della batteria, pensate, non è poco. Perciò una buona pelle cambia completamente la batteria. Non cambiamo batteria, cambiamo le pelli, che è meglio, no? Ok, per capire com'è. Perciò questo qua è la Onyx, vi dicevo, proprio sono curiosissimo di poi provarla, perché anch'io, ragazzi, sapete, io uso quelle standard di solito, no? Ma in questo periodo, no, io uso le loro pelli normali, no? Però le resonant sono importanti, perché voglio provarle sul betulla, sull'acero e sui vari tipi di legno delle batterie che abbiamo. Allora, abbiamo una 18 che la monterò poi di là, che ce l'avevo già montata ma me la tengo di scorta. Poi abbiamo l'EMAD Clear, la classe. Questa secondo me è quella per eccellenza, la mia preferita. È quella che, per tutti chi lo sa, ha proprio il fatto di sostituire al volo con questo. È eccezionale questo sistema, perché in poco io posso, in posti dove suona tanto, posso mettermi a bassa gli armonici e va molto bene. Io molte volte tolgo tutto, metto sotto il cuscino e va comunque, no? Cioè, mi piace anche così. Però in tanti casi dove c'è veramente tanta risonanza, c'è comunque un volume eccessivo, allora va bene, scusate di raccontare, questa che è la EMAD. Io dopo solitamente la EMAD monostrato. C'è anche doppio strato, che chi la vuole, insomma, siccome io prediligo un po' un suono, un volume un po' più alto, perciò la monostrato ovviamente è meno robusta del doppio strato, ma comunque canta di più. Questa qua è quella ok. Perciò richiudiamo tutto qua, riponiamo un secondo qua, vediamo che c'è.
Allora, ok, poi qui esiste questo, si vuole risparmiare il system pack. Qui c'è la pelle davanti e dietro. Se prendete il pack, come ho detto prima, le tre, quello è il Tom, c'è Fusion, c'è quella normale, no, capito? Fusion ho detto 10, 12, 14, oppure c'è la 13, c'è 12, 13, 16, comunque varie misure. Voi andate a prendere solo se avete un tom in più, un timpano in più, quella che manca, però col pack risparmiate. Uguale per questo, perché per questo voi guardate, vi danno proprio le più importanti, le due pelli, Batted e Sonant. La EMAD e l'EMAD, sono tutte e due EMAD. Vedete, una cosa molto interessante, di solito si rompe e fa molto rumore quella davanti, invece qui gli hanno messo proprio un'apposita sordina, vedete in spugna, che secondo me poi c'è l'anello, no, che ferma un po' il suono, però come vedete è sempre un po' non troppo pesante, che gli dà il suono, però viene fermato tutti gli armonici con questo e con l'anello dietro, perciò è perfetta. Questa combinata, a mio piacere, è ottima. È proprio quella giusta e le danno tutte e due insieme. Ovviamente poi sappiamo che normalmente un batterista la Resonant ne dobbiamo cambiare 5 di battere di quelle sopra prima di cambiare una sotto, perciò però delle volte anche quelle si consumano, o c'è una botta o passa del tempo si smollano, ogni tanto vanno cambiate, insomma, capito? Ma anche ogni 2-3 anni non è, però vanno cambiate, insomma, perché sennò tante volte le vibrazioni qui vibrano e va alla pesca che è quello. Ok, poi c'ho la EMAD Coated, cioè praticamente con quella sabbiata, è la stessa, solo che sabbiata ha un suono un po' più basso, un po' più contenuto, no? Vedete, queste pelli ovviamente le vado a mettere insieme a quelle che avete visto prima, cioè quelle per il tom e quelle per la cassa, 99% va molto bene gli stessi modelli. In altri casi, non è detto, io uso la EMAD trasparente anche con le sabbiate, per esempio. No, dipende, quello va provato. Comunque sono veramente contento, c'è veramente di tutto. Qua, tra l'altro, vi dicevo altre cose... Poi c'è la Clear, la G-MAD, ecco questa qua è una nuova che devo provare. Però è la E-MAD, questa è la G-MAD, che sarebbe le G2, cioè la pelle per la cassa per le G2, che dopo le G2, per esempio, dicevo prima, lo proverò poi sul Bubinga, no? La E-MAD Evans G2, sono le G2, cassa e tom uguali, perché delle volte si può anche fare una pelle diversa dall'altra, dipende cosa devo fare. Delle volte magari uso il timpani, posso usare, voglio un timpano grosso, no, posso usare una pelle differente, un po' più bassa, o molti mettono la lovata dentro, o posso cambiare quello, diciamo, in tantissimi modi. Però il consiglio, soprattutto anche chi non è molto esperto o non ha tanto tempo da perdere o moneta per poter prendere tutti i modelli, ebbene magari quando si cambia passare ad un altro modello per vedere se va meglio sul proprio set, il tempo che si adoperano, si consumano, però già ci sono le combinate, secondo me già funzionano molto bene perché sono comunque state selezionate da tanti bravissimi tecnici e batteristi, musicisti, insomma, perciò la scelta di queste delle pelle e delle combinazioni è frutto di un grandissimo lavoro dove Evans sicuramente da tanti anni sta facendo e l'ha dimostrato che stanno ormai arrivando a livelli veramente di più, non so se può esistere, siamo perfetti. Ok, bene ragazzi, allora adesso dovrò poi provarmi tutto, passerà un po' di tempo prima che vi spiego tutti quanti, perché io con calma vado però un po' alla volta, no? Capito? Poi comunque ecco qua, poi ho tutte le 16, come ho detto, dei vari modelli. L'Onyx, vedi? Allora l'Onyx, la U2, la G2 Coated, ne ho prese due perché mi servono per quella, secondo me vanno bene. Poi questa è una, diciamo, una Clear trasparente, un SST 16.
Ecco, benissimo, basta. E qui abbiamo le altre 16 della G1, G2 e compagnie belle. Questo è un po' quello che volevo farvi vedere, condividere con voi questa meraviglia, e spero che possa essere stato un po' utile. Ovviamente poi se andate sui siti trovate tutto, no? Un po' per spiegarvi in generale, è tanto difficile comunque sentire un po' tutto quanto, però bisogna provarci ed è molto importante. Il suono è veramente tanto importante. Non trascuriamo, la tecnica va bene tutto, ma una buona sonorità, un buon suono, un buon strumento, delle buone pelli fanno diventare uno strumento anche molto migliore. Ok ragazzi? Bene, io adesso mi immergerò pian piano a provare tutto, quando avrò il tempo vi farò sentire anche come suono, le sentirete quando lavoreremo col canale. Ok? Ciao ragazzi, a presto!